Quando si dice la memoria. Le voci di Yvonne Sanson. Ma parla, Dio mio, parla, ma sputa quello che devi dire. Pensi di trattenerti ancora per molto? Vorresti portarmi a casa, a ballare da soli? Non abbiamo avuto di tempo per stare insieme. E poi c'è tutta la vita, pensa quanto è lunga la vita. Uff, che barba! Ma come vuole portarla via? Signori, signori! Se non mi rovina la serata, non ne contenti. Questo ballo è mio, vero? Sicuro! Se lui ha le lune e una voglia matta di ballare, di divertirmi tutta la notte, di fare baldoria il più che si può. Magari ce l'avesse. E sì che i corteggiatori non le mancherebbero, perché, grazie a Dio, una bella dote ce l'ha. Per essere intelligente e intelligente. Brutta, non è? Tutt'altro, è molto bella. Lei che è la madre dovrebbe trovarle un buon partito, una persona posata, perché sua figlia ha bisogno di un uomo di polso. Sante parole. Io gli occhi su qualcuno li avrei messi, tenente. Se avete fame, servitevi senza complimenti. Non vorrei che foste schiavo dell'etichetta. Consideratemi una donna come le altre. Non è facile. Perché? Perché sono l'imperatrice? No, non per questo. Oh. Che cosa avete? Devo aver fatto un passo falso. Appoggiatevi a me. Oh, così? No, no, abbia pietà di me, non me la tolga. Le farò la serva, tutto, tutto le faccio. Ma mi lasci stare vicino a mia figlia. Io non ho che lei. Non sa che cos'è per me un bacio suo. È tutto, è tutto. Non mi dica di no. Impossibile. Non ho avuto madre. Sono stata sempre sola. Ninuccia è la luce degli occhi miei. Se me la toglie, è come se mi accecasse. Che cosa sono questi segni? Che per caso t'ha menato? No, sono caduta dalla bicicletta. Sì, immagino che bicicletta. Però, lei è un bel porco a colciare così una povera ragazza. Lei vuol finire per terra un'altra volta? Sentilo, ammazzalo che signorino. Dica un po', dove ha studiato lei? Sta zitta, altrimenti mena anche a te. Come? Ma chi mena? E che è questo come arriva a mena? No. Ha fatto bene, Zanini. Sa del resto che io in lei la massima fiducia. Grazie. Ma è lui! È Alberto! È mio marito! Signora Linda, cosa? Si sente poco bene? Signora Linda? Signora Linda? Il giornale. Il giornale? Ma sì, è proprio lui lo sconosciuto, ma è incredibile, l'ingegner Ballarini redivivo dopo 18 anni. Mi porti da lui, dal mio Alberto, voglio vederlo. Sì, signora Linda, lei lo rivedrà oggi.